In età repubblicana, il Senato diventa l'organo centrale dello Stato, della Res Publica. Esso era composto da 300 membri, ex magistrati con incarico a vita, tutti esponenti della classe aristocratica, cioè dei patrizi. I poteri del Senato erano diversi. Innanzitutto, esso deliberava in materia di pace e di guerra. Decideva cioè se intraprendere un'azione di guerra o se decretare la pace. Rappresentava la Res Publica, dirigeva la politica finanziaria, esaminava i progetti di legge prima della loro votazione. Nei comizi poteva anche concedere poteri straordinari ai consoli, oppure nominare un dittatore nei momenti di pericolo, o ancora esercitare un parere vincolante, l'auctoritas patrum, alla lettera l'autorità dei padri, cioè dei senatori, sulle decisioni delle assemblee. Formalmente il Senato aveva una funzione consultiva. In realtà era il vero arbitro della politica interna ed estera, l'ago della bilancia della Res Publica Romana. Infatti, a differenza di tutte le altre magistrature, che erano cariche temporanee, la carica dei senatori era a vita. I singoli magistrati passavano, il Senato restava. Proprio per questo, il Senato era l'unico organo dello Stato in grado di svolgere un programma politico di ampio respiro, senza soluzione di continuità, e di garantire la stabilità della Res Publica.